Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Possiamo toglierli allora, se deve riprendere. Tanto questo qui devo toglierli. Io quando arrivo qui praticamente non vedo l'ora di mettere le mani nell'orto, rimango col casco, tante volte lei mi fa, ma c'è ancora il casco. Allora questi qui possiamo toglierli adesso. Cosa bella che insomma in qualche maniera ne usufruiscono un po' tutta la famiglia. Ma qui logicamente non è un posto, vabbè, c'è una bella vista, Superga, la Mole, però effettivamente siamo in mezzo alla città. La cosa bella è che c'è la colletta vicino, quindi diciamo come polmone verde abbastanza. È logico che più si fanno orti urbani, più verde c'è. Già Torino era la principale città che con un più alto tasso di verde. Poi piano piano ha perso, speriamo che recuperi di nuovo. Devo togliere questo qui. Qui c'è il composto. E noi casualmente siamo venuti qui a Lidl e praticamente facevano una sottoscrizione per chi voleva partecipare a questi orti qua. E ha fatto domanda lei e hanno accettato. Ci è sempre piaciuto, però ho detto ma chissà se riusciamo ad averlo, perché poi in base alle classifiche eccetera. Comunque abbiamo visto al Lidl che c'era Alberico che faceva le iscrizioni, ho detto ma proviamo. E poi ce n'erano 13, ero la 13esima. Tutti le lasciate oramai. Lo prepariamo. La cosa bella, mio nipotino quando arriva qui, quel tavolo lì è il suo coso di giochi. Si porta le macchinine, sale sulla panchina e si mette a giocare con le macchine. Poi arriva qualche altro bambino, quindi è un momento di aggregazione. Questi bambini che arrivano adesso sono quattro, adesso forse ce n'è un altro in arrivo. E la cosa bella è un punto di aggregazione sia per noi anziani che siamo in pensione, per i bambini, insomma, va bene per tutta l'età. Ma stai tagliando? Oh, ma no, prima. Volevo lasciare le radici. Poi? Lasciare le radici qua, queste qua servono. Ah, bombo. Io ho fatto tanti mestieri. E alla fine l'ultimo mestiere vendevo auto del gruppo Fiat. Usato di proprietà. Alla fine ho due macchine, ce l'ho in garage, io viaggio in bici. La cosa bella è una questione di scelta, di fare certe cose e dire, cioè alla fine l'ambiente che i nostri genitori ci hanno lasciato pulito, dovremmo lasciarlo altrettanto, diciamo, pulito per le nuove generazioni, per questi bambini che nascono, sperando che adesso massimo un figlio per coppia, cioè già siamo, come mi sembra, così, 3 anni che siamo a meno 500.000 in Italia, meno mezzo milione di persone, quindi il problema è che insomma, diventa problematico. Ah, per fortuna arrivano gli extracomunitari, abbiamo un Hassan, come si chiama, Wafa, che sono qui, che coltivano, quindi alla fine ci scambiamo anche le ricette, le culture, dal couscous a tutta una serie di cose. Quindi la cosa bella è l'integrazione che c'è nel quartiere anche con il discorso di altre culture
ed è una cosa carina. Ma è bellissimo. C'è ancora qualche fagiolino. Peccato che alcuni li hanno abbandonati, li hanno lasciati. No, ma anche se li hai buttato, quello li mettevo nell'oro. Dove che cosa? Lì dentro? Li mettevo a macerare nella terra. Così ci aveva detto. C'è questa nuova tendenza a riappropriazione dei cittadini e del suolo pubblico, perché alla fine se tu c'hai questo suolo ti metti lì a curarlo. Il parco della Colletta, la cosa incredibile, che io mi ricordo con lei aveva il cagnolino, andava in bici, il cestino, si portava il cagnolino e praticamente vedevamo delle macchine che mietevano l'erba, il comune pagava. La cosa bella è che c'è stato piano piano. Uno ci arriva e dice adesso mettiamoci le pecore. Adesso ci sono le pecore e la cosa incredibile è che il comune prende dei soldini da un tipo di Chieri, mi sembra, ci sono degli extracomunitari che pascolano le pecore. Prende dei soldini, si fa tagliare l'erba, il terreno viene concimato e non ci arrivano le macchine a sparare gas, eccetera. E la cosa bella è che io ci vado con il nipotino. Vedi in periodo di ottobre, novembre, gli agnellini nascere, quindi effettivamente la città comincia, se abbiamo una buona amministrazione, che praticamente ci riappropriamo e torniamo indietro a quello che io mi ricordo. 20 anni fa mio papà era contadino, penso che avevo 7 anni, mio papà sognava che io avessi un futuro migliore del contadino, adesso io sogno che in qualche maniera ritornare a coltivare e che almeno mio nipote in qualche maniera apprezzi soprattutto questa cosa. I nostri primi broccoletti? Qui ci facciamo un mese. Tagliarlo sopra la cosa che può germogliare. Va bene, dai. Per oggi abbiamo la verdura. Sì, la verdura.